Pino Caruso, benvenuto davvero. Benvenuto. Bentrovati tutti. Maestro di teatro, di televisione, attore, regista, scrittore e soprattutto una persona a cui noi siamo veramente affezionati. E poi posso dire una cosa, una persona, io l'ho conosciuto da pochissimo, una persona simpaticissima anche a telecamere spente. Io vi ringrazio, non mi date troppi impegni, come Capace dire. peraltro di aforismi, di battute fulminanti, quelle che abbiamo ascoltato noi, ma anche quelle che ha pronunciato in tante occasioni, tanti suoi appuntamenti, suoi impegni nel teatro, tra le ultime interpretazioni, quella del protagonista del Beretta Somagli a Sonagli di Luigi Pirandello, Ciampa, l'ha portato in teatro proprio in questi giorni, insomma, forse una delle sue interpretazioni più riuscite in cui riesce a alternare, no, questi toni, cosa che sa fare molto bene, dal comico al drammatico. È il testo stesso di Pirandello che va in quella direzione. Difatti questa commedia, che si può dire anche di tutte le commedie, è una tragedia evitata, così come invece la tragedia è una commedia andata male. Vedi le battute? No, è questa Dire, proprio una descrizione dire. del fatto. E per aggiungere una cosa che è utile anche al produttore, lo spettacolo non ha avuto successo, ma è stato trionfale, tant'è che torneremo a ottobre a Roma all'Eliseo e quindi poi faremo un giro perché adesso che è l'estate e invece si fanno altre cose. Quindi chi non ha avuto la fortuna di vederlo in tournée, insomma, non se lo dovrà perdere quando tornerà all'Eliseo di Roma. Dobbiamo aspettare solo un po' di tempo, però penso che nessuno, non perdetevi nemmeno questa chiacchierata, perché è vero, il maestro Caruso è stato intervistato tante volte, raccontato in tanti modi, ma noi oggi vogliamo raccontarlo in modo nuovo, con un nuovo format, che è una piccola investigazione per capire i colori della vita di Pino Caruso, per capire in questo momento qual è quell'ambito, quel colore che ne caratterizza di più l'esistenza. È perché lo sapete, sono tanti i colori che attraversano la nostra vita. Tra poco, come diceva Gennaro, scopriremo qual è il colore dello stato d'animo del nostro ospite in questo momento. Però intanto, quali sono i colori con cui abbiamo scelto di esprimere questi stati d'animo? Spero di ricordarli tutti. Allora, giallo le ricchezze, non solo le ricchezze economiche, ovviamente, rosso le passioni, azzurro l'equilibrio, verde il futuro, viola le ferite. E allora, Giusto? giustissimo, però ricapitoliamoli un attimo con la nostra sigla. Rosso, le passioni. Verde, il futuro. Azzurro, l'equilibrio. Viola, le ferite. Giallo, il colore delle ricchezze. Pino Caruso, lei ha ascoltato il significato che noi abbiamo attribuito ad ogni colore. Dove pensa si trovi la sua vita in questo momento? In quale colore? Il verde. Ci sono due colori qua che sembrano quasi uguali, comunque il verde, se questo è il verde io ci sono sopra. Bene, l'intervistatore non ha sentito la sua risposta perché è fuori dal nostro studio ed è proprio questo lo scopo dell'intervista, capire qual è il colore dello stato d'animo del nostro ospite in questo momento. E quindi non deve sapere il colore che lei ha scelto perché toccherà a lui scoprirlo. Ma adesso l'intervistatore può entrare, Michele Sciancalepore. Buonasera. Buonasera. Giuseppe Caruso, detto Pino. Sì, detto Pino Caruso. Il 12 ottobre dell'anno di grazia 1934 lei è nato improvvisamente a Palermo, improvvisamente perché, come lei stesso ha scritto in una sua autobiografia, non se l'aspettava, nessuno lo aveva avvertito. Questa presentazione che lei ha fatto di sé così spiazzante fa già capire che il mio compito
oggi non sarà affatto facile. Sarà arduo capire in questo momento qual è il colore che caratterizza la sua vita. Non posso nemmeno dire ai posteri l'ardua sentenza, perché ho 25 minuti scarsi, perché il tempo, il cronometro è già partito, e ho 5 colori all'interno dei quali scegliere, 25 domande a disposizione per entrare il più possibile nei suoi pensieri, nel suo mondo. Allora confido ovviamente in risposte sincere, chiare, incisive e soprattutto coerenti con quanto ha dichiarato mentre ero fuori da questo studio. Mi verrebbe da dire giuri di dire tutta la verità, ma insomma non glielo dico perché sarebbe esagerato. Per introdurre la prima domanda, cito... Ho giurato, Bene. Per introdurre la prima domanda, cito una sua frase pronunciata in un'intervista. Lei ha detto: è necessario sapere quello che è accaduto prima di noi per capire il presente. Pertanto partirei dal passato remoto e la mia prima domanda è di colore giallo. La sua era una famiglia povera, ma così povera che nella scala sociale dopo di voi venivano soltanto gli animali da cortile. Non è una irreverenza da parte mia, ma sono sempre parole sue. La domanda è: in quello stato di indigenza in cui si trovava, di difficoltà economiche, cosa le mancava di più, a parte il cibo? Ma cosa mi mancava di più, a parte il cibo? Mi mancava la libertà di vivere. Quando uno è povero non ce l'ha tutta, ma è condizionato dal fatto di non poter avere alcune cose. Bene, allora a questo punto farei un salto dal passato remoto al futuribile, al futuro, e quindi dal giallo passo al verde. Lei ama tutto ciò che è moderno e sorprendente, possiede il computer, non so se ha un profilo Facebook o se cinguetta su Twitter, questo non lo so, ma insomma... No, posso dirlo, farei le due cose, ma mi manca il tempo di farlo, ma perché dovrei stare lì sul pezzo, si diceva una volta. E il tempo non ce l'ho, però lo farei volentieri. Non lo disdegna, quindi le piace, le piace di sicuro la televisione, perlomeno intesa come apparecchio? Sì, ma intesa anche sia il computer più della televisione, perché il computer salverà il mondo. Le televisioni possono essere condizionate da chi le possiede, possono essere a tal punto indirizzate verso il peggio. Nei paesi dove c'è la dittatura le televisioni non sono libere, e il computer invece non lo si può condizionare. Le idee viaggeranno attraverso il computer. Nei paesi del Medio Oriente hanno scoperto la democrazia attraverso il computer. Trovo che sia un'invenzione la più straordinaria dell'uomo insieme alla televisione. I greci, che avevano intuito molte cose, persino il cinema con le ombre, insomma, al computer non ci avevano pensato, non sono riusciti ad arrivarci. Ma ci sarebbero arrivati. La domanda a questo punto che le volevo volgere diventa quasi retorica, però gliela faccio lo stesso. Quindi a questo punto lei è sicuramente ottimista riguardo alla generazione cosiddetta nativa digitale, cioè ai giovani che sono nati in quest'era high tech, no? Sì, assolutamente sì. Cioè si può, il mondo può scoprire tante cose che prima erano vietate. Sì. Io sono convinto che del passato non c'è proprio niente da rimpiangere. Allora, adesso facciamo un altro ribaltamento. Io tornerei alle sue origini, alla sua innegabile sicilianità. Però prima di rivolgerle la domanda, vorrei che vedessimo insieme questo filmato che ci riporta nel lontano 1971, decisamente canzonissima del 71. Vediamo se la regia riesce subito a mandarlo in onda. Io mi chiamo Vincenzino, sono a Roma da 25 anni. De Palermo, mia città d'origine, mi è rimasto soltanto ormai un lieve accento. Quasi non si sente più.
Anche mia moglie, che è di un paesino dell'interno della Sicilia, è stata travolta e trasformata dalla mia mentalità nordica e spregiudicata. Allora, è evidente, questa era canzonissima 1971, è evidente, grazie a questa autoironia, che lei non ha mai negato poi ovviamente la sua sicilianità, però le vorrei chiedere, e con questo le faccio la prima domanda di colore viola, cioè appunto il colore delle ferite. Qual è la ferita che secondo lei fa più vergognare e sanguinare la sua amata Trinacria, la sua amata Sicilia? Non mi dica l'Etna, il traffico, la siccità, perché l'ha già detto qualcun altro, scherzando ovviamente. Le posso rispondere con una mia considerazione molto sintetica. In Sicilia abbiamo tutto, ci manca il resto. E dicendo questo intendo dire che ai siciliani manca la capacità di ribellarsi. Ci facciamo fare tutte le soperchierie possibili dalla storia, dagli altri, senza mai arrabbiarci. E questo sarà la storia che ci ha fatti così rassegnati. Ma questa è la cosa che mi fa più male. E a questo punto le farei un'altra domanda sempre sul colore viola, sempre nell'ambito delle ferite, però passando a un ambito più personale. Quindi la seconda domanda viola, cioè qual è la ferita personale che ancora non si riesce a cicatrizzarsi, che non si rimargina? Ma guardi, la povertà è la ferita più grande che si può subire, e io in questo momento, mentre dico la parola povertà, penso a Papa Francesco, che l'ha indicata perché la conosce, l'ha avuta sotto gli occhi. Io sono stato povero ai limiti dell'indigenza, così povero che un giorno ho dovuto chiedere l'elemosina a un mendicante, come l'unico che potesse capire perché si chiede qualcosa a qualcuno. Ho bisogno di aggiungere un altro tassello verde, quindi voglio proiettarmi ancora sulle speranze, sul futuro, su come lei vede il futuro. Seconda domanda verde. Dal 1988 al 1990, su invito del direttore Alberto La Volpe, lei scrive e cura per il TG2 Rai la rubrica televisiva di satira politica e di costume L'Asterisco. È stato l'unico esempio di attor comico all'interno di un telegiornale, dico all'interno ovviamente, sì, quindi esatto, all'interno di una cornice ben formalizzata, quale era quella di un telegiornale all'epoca poi. Crede che un esperimento del genere sia ancora possibile oggi o nel futuro prossimo della televisione? Ma io penso di sì, perché voglio dire, l'occhio satirico è quello che forse chiarisce meglio l'aspetto di alcune vicende sia politiche che sociali, perché è un modo di illuminare. E sono convinto, tra l'altro, che la mia esperienza, il merito è un merito oggettivo. Ma merito mio è che con La Volpe siamo partiti per fare un esperimento di una settimana o due, e poi invece sono rimasto lì praticamente per 3 anni. Quindi sicuramente qualcosa lei mi dice che si può provare a rifare e che potrebbe avere ancora successo. Ma io penso di sì, però ovviamente tutte le cose si possono provare a rifare. E il risultato dipende da chi le fa, certo, e dico sì, una banalità, certo, però è inevitabile, e da come le si fa. Non ci sono sacralità. Io mi ricordo che allora, quando La Volpe, quando ci siamo incontrati e abbiamo trovato questa collocazione, ci fu qualcuno, cioè tanto per fare un nome, perché io poi la Lili Gruber quasi non mi salutava, come se io fossi un paria. Tra l'altro ancora oggi il nostro è un paese che manca di alcune serietà, tra le quali per esempio quella
per cui uno che è comico, fa l'attore comico, è come se avesse la fedina penale sporca, perché viene associato, insomma, nel nostro paese si confonde il serio con il funereo e si scambia spesso il comico con il ridicolo. Quindi delle categorie molto rigide e soprattutto equivocate. A questo punto vorrei passare a una domanda che riguarda l'equilibrio, l'armonia di Pino Caruso. Quindi la prima domanda, di colore blu. Cosa o chi rilassa, rasserena Pino Caruso al punto da metterlo in armonia con il mondo? La letteratura. E tutto ciò che dalla letteratura viene, cioè il teatro, il cinema. Cioè io già da piccolo la miseria la vincevo o la vincevo, la dimenticavo leggendo. Solo che non avendo soldi non potevo comprare gli autori contemporanei, per cui quando poi, preciso, io non sono andato a scuola se non per i primi 5 anni di elementare, e questa dichiarazione non è dovuta all'umiltà ma alla vanità. Io sono un autodidatta, e se vuole subito una definizione dell'autodidatta, è uno che insegna a se stesso la propria ignoranza. Ma al di là di questo, non conoscendo se non quasi per sentito dire gli autori italiani o per aver letto alcune cose loro nelle antologie dei miei coetanei, le mie prime informazioni sono state, le devo alla USIS, che era un'organizzazione americana. USIS è acronimo di United States Information Service. Finita la guerra, gli americani hanno aperto, forse in tutte le città importanti d'Italia, delle biblioteche. E io ho i primi libri che ho letto sono stati, a parte il Manzoni, che poi continuo a leggere, ogni 2 anni lo leggo, perché un libro ogni 2 anni è diverso, i capolavori, perché sono diverso io che lo leggo. E le mie prime letture sono state gli autori americani, Jack London, Robert Warren, l'Emily Dickinson, vabbè, non sto qui a fare l'elenco. Quindi quello era il mondo, e io leggevo senza capire molto, a volte senza capire nulla. Però io a 14 bastava. Anni ho letto Genio del cristianesimo di Chateaubriand senza capire nulla, però dicevo qualcosa resterà. Difatti, per concludere questo aspetto, era come io stessi componendo un mosaico del quale conoscevo alcuni tasselli, e ciascun tassello non sapevo se era il letto di un fiume, il tetto di una casa, un pezzetto di cielo. Solo dopo molti anni ho cominciato a intravedere una figura. Quindi l'autodidatta può essere apprezzabile agli occhi degli altri, ma fa molta più fatica, certo, prima che si riesca a intravedere qualcosa. Però rispondendo alla interrompo, perché sennò il tempo scorre, no, ragione, e naturalmente ho tante domande e rischio poi di non riuscire a, certo, ad avere un'intuizione giusta su quello che è il colore della sua vita ora. Sì. Quindi mi permetto di sintetizzare, no, come quello che ha detto all'inizio, cioè la lettura e la letteratura in generale era veramente una fonte di serenità anche nei momenti difficili e impegnativi, quali quelli appunto della prima parte della sua vita. Ancora una domanda di colore blu. E invece, diciamo, ribaltiamo adesso. Cosa invece fa andare su tutte le furie, fa perdere le staffe, fa perdere l'equilibrio Pino Caruso? Ma io non posso che essere banale. Ignoranza. Non sopporto le ingiustizie, le prepotenze, la mancanza di civiltà. Penso che una delle cose più gravi dell'umanità sia il razzismo, per il quale ho anche coniato una sorta di accusa che può essere anche promozione verso la civiltà. Tutti gli uomini sono uguali tranne i razzisti, che sono inferiori. Quindi alla fine divento razzista pure io, in questo senso. Mi sono tenuto per ultimo il colore rosso, quello delle passioni, dei sentimenti, però per fare questa domanda rossa ho bisogno dell'ausilio di un altro filmato. L'argomento è la gelosia. Vediamo. Però devo dire che sono
un marito piuttosto comprensivo. Domenica mia moglie mi fa, dice: Vincenzino, vogliamo andare a cinema? Ma no, dico io, non ne ho voglia. Dice: allora ci posso andare da sola? Ma certo, cara, ma come vai? Ma che domanda mi fai? Guarda, sono le 9, vorrà dire che fra 2 ore, verso le 11, sarai del ritorno. Dice: ma Vincenzino, sono le 9 del mattino. E che a cinema ci vorresti andare di sera? Devo dire subito che questo è un Caruso che non mi piace e che io rinnego. Tra l'altro questi testi non erano nemmeno miei e riproducevano un'idea vecchia, stantia dalla Sicilia, la gelosia e cose varie. Io comincio a essere, come dire, decente in televisione quando c'è il colore. E il primo mio spettacolo, di cui non posso vergognarmi, si chiamava Due come noi ed era una cosa insieme a Ornella Vanoni, e i due come noi eravamo noi due, e poi che si beve stasera. Detto questo, tornando alla gelosia, non posso dire una cosa. Non ho formulato la domanda, a dire il vero. Ah, prego, mi scusi. Non ho formulato la domanda, ma va bene, la faccio giusto per poter sollevare il cursore e far capire che, appunto, almeno una prima domanda rossa ce la stiamo giocando. E comunque vengo a quello che lei stava dicendo, cioè a proposito della gelosia. Caruso, a proposito della gelosia. Ma la gelosia, cioè voglio dire, io credo che per esempio il tradimento non esista, nel senso che se uno è innamorato di una persona non va con un'altra, tranne che, come posso dire, per un'attività sportiva, ma per tradimento io intendo il tradire un sentimento che, se è l'amore, non può essere tradito, perché è quello stesso che ti trattiene. Oltretutto la gelosia, che comporta quindi il timore dell'adulterio, lo dico rapidamente, io credo che ci sia una forma di illogicità. Insomma, l'adulterio è l'unica condizione umana in cui le azioni di una persona servono a dare il titolo ad un'altra. Mi spiego meglio: se mia moglie commette un omicidio e lei è l'assassina, ma perché se mia moglie va a letto con un altro il cornuto sono io? Che c'entro io? La cornuta è lei. Ognuno ha le sue responsabilità. E aggiungo, siccome le corna sono un simbolo che sembra contro l'uomo, invece sono contro la donna, perché se una donna tradisce è una prostituta, se un uomo tradisce invece è virile e maschio. Io auspico qui la parità di diritti delle corna. Sì, non ho capito ancora bene, quindi insisto ancora sul rosso, sì. A proposito sempre della gelosia, ma in finale, se lei dovesse scoprire la persona che ama nelle braccia di un altro, reagisce imbracciando una lupara oppure con una risata beffarda? Guardi, l'ultimo delitto d'onore è accaduto in Brianza, non in Sicilia, quindi è chiaro che io non farei... Avrei il dolore di scoprire che non sono Perfetto. Amato. Grazie per questa risposta, perché mi ha chiarito molto le idee a proposito del colore della sua vita. Spero, insomma, di aver capito qualcosa su dove si sta appoggiando il colore della sua vita ora. Però mi brucio una terza domanda rossa. E cioè, facciamo questo, le faccio una domanda. Io non ho ancora capito se per essere... devo guardare, perché lei è là e il pubblico è là, e allora forse, allora, vabbè, andiamo avanti. Se vuole guardare e dialogare con me, mi guardi qui in alto. Se vuole mandare un messaggio al pubblico, allora, c'è una quando camera parlo con lei, guardo, quando parlo, se vuole parlare al pubblico può direttamente forse guardare l'altra camera. La prima cosa che avrei dovuto però mi chiedere. Sta facendo trascorrere il tempo prezioso, basta. Allora, terza domanda di colore rosso, è una domanda un po' particolare. Allora, se Mefistofele le avesse proposto, quando lei era giovane, di scegliere fra una vita di sicuro successo professionale ma senza amore e una vita piena d'amore ma priva di popolarità e mediocre dal punto di vista professionale, lei cosa avrebbe scelto? Non la mediocrità. Bene. Ma detto più sintetico di sì, così. Perfetto, no, stavo io valutando il senso della risposta. Perché nel frattempo devo cercare di mettere a posto un po' di coordinate e di informazioni. Allora, ho bisogno di valutare adesso altre informazioni sulla sua capacità di equilibrio, quindi vorrei tornare ancora sul blu. E quindi vado con la terza domanda blu. Ho dei pensieri che non condivido. Questo è il titolo di un suo libro di successo del 2009, ricco di aforismi, ragionamenti
illuminanti, paradossi esilaranti, ma anche profonde Grazie. Argomentazioni filosofiche, tra cui anche quella sul pulsare della vita e sull'incognita della morte. Se lei scoprisse di avere, lo dico alla Pirandello, un fiore in bocca, e spiego per chi non sa che cosa significa, e cioè se lei scoprisse di avere un tumore, perché nel racconto di Pirandello il fiore in bocca era in senso metaforico, in senso figurato, insomma proprio un epitelioma, se non sbaglio, era no? Un tumore. Un tumore, ecco. Se lei scoprisse di avere un tumore e le restano, e scoprisse quindi che le restano solo pochi mesi di vita, come impiegherebbe il tempo che le resta? Non bisogna trovarci per poter dire queste cose, ma il senso della domanda è come lo impiegherei? Leggendo, perché io sono convinto che un po' di cultura serva anche nell'aldilà. Leggendo, bene. Allora, giallo, seconda domanda di colore giallo. Torniamo al tema delle ricchezze, però vediamo insieme un altro brevissimo filmato, credo che questo però le piacerà perché ha colori, se non sbaglio. Vediamo. Mi ricordo una volta, no, però questa è vera, questa è vera, non è che è una, come si chiama, una volta mi era venuta una bronchite, non facevo un pasto da circa 3 giorni. Allora viene il medico della mutua, lui inconsapevole, meschino, che ne sa, dice: lei si deve pigliare queste pillole 3 volte al giorno dopo i pasti. Che mi è venuto spontaneo, dico: ma i pasti sono indispensabili. Perché le pillole me le dava la mutua, ma i pasti che me le dai? Allora era fantastico il 1984, già colori andava un pochino meglio. E quello è vero, quello che io ho detto. Non era ed era evidente, in base anche alla conversazione che abbiamo fatto, si era già chiarito che non era un aneddoto così inventato, ma affondava alla sua esperienza di vita vera. La domanda però di colore giallo è questa: quale ricchezza non materiale, quali valori ha ricevuto e ricorda con piacere in quegli anni così difficili dal punto di vista economico? Ma i valori mi vengono da mio padre, che giudicava l'onestà la cosa più importante, anch'io la giudico così, anche se nel nostro paese è pericolosa, perché io sono convinto che se si scopre che sono onesto, nessuno si fiderà più di me. Anche perché si corre il rischio nel nostro paese, dato l'indirizzo perverso che ha imboccato, e che fra un po' l'onestà sarà dichiarata reato. Grazie ancora per questa risposta. Anche questa, qualche altra informazione in più me l'ha data. Mi manca meno di un minuto e le domande erano tante, mancano tanti ancora tasselli. Colpa mia, sono stato sintetico. Sì, però nello stesso tempo mi ha fatto capire alcune cose. Allora, a questo punto io andrei sul viola, ancora sul viola, la terza domanda di colore viola. Partendo dal fatto che secondo lei, uso le sue frasi per formulare la domanda, partendo dal fatto che secondo lei il regista in teatro è uno che disturba le prove, il teatro d'avanguardia è il teatro di domani, il guaio è che te lo fanno vedere oggi. In teatro spesso le cose migliori sono gli intervalli. Date queste premesse, la domanda di colore viola è: cosa la ferisce di più del teatro di oggi, del teatro contemporaneo? Ma sai, il teatro è uguale sempre, poi c'è quell'altro appunto che dice il teatro d'avanguardia è il teatro di domani, la disgrazia è che te lo fanno vedere oggi. Perché poi tra l'altro anche il teatro, diciamo così, d'avanguardia è un teatro dove chi l'ha scritto non sa che cosa significa e spera che un significato glielo dia il pubblico. Lo strano è che spesso il pubblico un significato glielo dà. Comunque, per poter dire una cosa che riguarda il teatro, io dico che nella vita si può anche recitare, in teatro è meglio evitarlo. Grazie. Intendendo con ciò che si deve parlare, non si deve recitare, con questo è il significato. Perfetto. Mi aiuti, signor Caruso, ho una ventina di secondi e voglio riuscire a fare 2 domande, una risposta proprio lapidaria. Andiamo sul rosso, una domanda rossa. Le pronuncio queste parole e vorrei una sua reazione.
Se anche avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Sono le famose parole tratte dall'inno L'amore di San Paolo. Come reagisce? Lo condivido perfettamente, anche se devo fare un appunto a San Paolo che parla delle donne non in maniera lusinghiera per le donne. Non era così, non sono d'accordo, ma magari... quando ci incontreremo in un'altra sede le spiegherò. Ma anche San Tommaso ha le sue visioni sulle donne. Magari riuscirò a spiegarle che San Paolo è stato frainteso. Ah, vabbè, ma io, vabbè. Vedremo dopo. Magari. Voglio le spiegazioni, la ringrazierò anzi. Allora, mi pare che sia scaduto il tempo a disposizione, mi arriva conferma? E così io posso fare un'altra domanda? Sì. Nessuno mi dice nulla, io vado avanti all'infinito se nessuno dice nulla, eh? Sono 17 minuti, 41 secondi e 16 decimi. Ok, allora, bene. Ho esaurito il mio tempo a disposizione, ho fatto 4 rosse, 3 domande blu, 2 verdi, 2 gialle e 3 viola. Adesso devo provare a ipotizzare sulla base delle sue risposte in quale colore lei in questo momento ha appoggiato la sua vita. Allora, vado un po' per esclusione. Il viola non è perché sulle ferite, in un certo senso, le ha messe da parte, le ha accantonate, non guarda al passato, mi ha detto, e casomai le guarda con ironia al giorno d'oggi. Credo almeno. Poi, il giallo, le ricchezze... Non ho avuto molti elementi per capirlo, però mi viene da escluderlo perché comunque le ricchezze materiali certo non hanno rappresentato il primo pensiero nella sua vita, almeno dal punto di vista delle ricchezze materiali non ci siamo, non è il giallo. E qui vengono i dubbi perché potrebbe essere il rosso, il blu o il verde. Allora, se vuole un aiuto io glielo do. No, non posso riceverlo. Non posso riceverlo. No, perché il gioco poi non sarebbe più bello. Esatto. Allora, il rosso, le passioni, i sentimenti, mi sta condizionando l'ultima risposta che mi ha dato, questa su Lino L'amore di San Paolo. Però io sceglierei fra il verde e il blu. Il verde e il blu. E io mi ha colpito San Paolo non essere stato frainteso. No, d'accordo sull'amore. Certo, ma questo adesso non mi devo far condizionare da questo. Allora, il verde e il blu e le prime risposte che mi ha dato sul verde con questo ottimismo sfrenato nei confronti delle generazioni future mi fanno propendere. Diciamo che se potessi e se l'autore mi permettesse gli direi di mettere un piede sul blu e un piede sul verde, ma non credo che si possa. Quindi Giuseppe Caruso, detto Pino, le chiederei di alzarsi e di andare sul colore verde. Io ci vado e intanto dico che il mio prossimo libro, non è per fare pubblicità, ancora uscito, si intitola Appartengo a una generazione che deve ancora nascere. E quindi? E quindi è il verde. Oh, allora, bene, la ringrazio allora. Io ho nostalgia non del passato ma del futuro. Perfetto. Grazie, mi ha aiutato tantissimo, il merito è suo, grazie. No, per carità, grazie a lei. Adesso ci accomodiamo. Io avrei voluto, ma non volevo dirlo perché forse rompevo la bellezza del gioco, non amo né il lei né la definizione di maestro, no per umiltà, perché l'umiltà poi alla fine è solo una forma di prudenza, diciamo così, ma perché sono tutti nomi che allontanano le persone dalle persone. Se tu sei maestro e ti dai del lei, nessuno più verrà a dirti nulla, cioè nessuno verrà ad avvertirti se stai commettendo un errore, perché dice come si fa, quello è un maestro e vado a dire al maestro. Il tu invece, che poi è il pronome che si usa in famiglia, consente
che qualcuno ti possa avvertire di un danno che stai per fare o a te stesso o agli altri. Dandoti del tu, allora, sì, adesso. Certo. Cioè, non so che per sospetto. Cui io avrei detto Pino, solo che non te l'ho detto, grazie, Michele, piacere. Perché il gioco praticamente era quello, quindi magari faceva parte del gioco dire... signor o quello che è maestro, certo. Pino, noi ti salutiamo, sì, intanto salutiamo. Perché però andiamo Michele di là. Michele, non hai sentito una cosa, sì, che ci ha detto lui prima, che bastava quella se l'avessi sentita. Ha detto: non so cos'è la morte, ma spero che non sia una cosa grave. Sembra al discorso una persona piena del quindi, senso, insomma, del futuro. È reso pienamente, non è verde. Sì. Spera. Grazie. Noi vi lasciamo, se grazie. Posso, tu hai citato Mefistofele, sì. Io ce n'ho una sul diavolo, ce n'ho più di una sul diavolo. Intanto è un cretino, come si fa a mettersi contro il Padre Eterno? Vabbè, ma al di là di questo, ce n'è una che dice: il diavolo non muore e non s'ammala, deve avere qualche santo in paradiso. Andiamo sul paradosso. Allora, sì, beh, io so che abbiamo pochissimo tempo a disposizione e in realtà avrei voluto approfondire insomma, la conoscenza di Pino Caruso a 360 gradi, però insomma qualcosa siamo riusciti a dire. Su San Paolo, chiarisco, il famoso invito di San Paolo alle mogli a essere sottomesse e ai mariti pure onorare, si risolve semplicemente ritornando alla radice dell'amore. L'amore è fare un passo indietro, quindi quel sottomesso non è un diventare schiave di, ma no, è un no, ma fare un passo indietro, così come i mariti. No, ma va bene, poi insomma, in fondo io ho detto un appunto sbagliato, perché poi bisogna vedere in che contesto storico le cose sono, certo, dette. Certo, ovviamente. A chi, quindi, anche San Tommaso parla male delle donne, ma lasciamo stare. Io per esempio sono convinto, ma chiudo qua il discorso, lo spiegherò, certo, un'altra volta, che nel contesto storico in cui Gesù agisce e istituisce l'indissolubilità del matrimonio, in pratica Gesù sta impedendo all'uomo di fare la soperchieria sulla donna repudiandola, certo, quindi era, certo, una istituzione che difendeva il debole, certo, cioè la donna, sì, cioè toglie all'uomo la facoltà di dire muori. Pino Caruso, maestro, ma a me piace dire educatore, perché tira fuori le cose, no. Devo chiudere, dobbiamo lanciare la pubblicità, però io vorrei chiudere in questo modo: primo, L'uomo comune di Pino Caruso, e poi quell'altro, ecco, libro, questo è un libro che si trova solo su internet, cioè lo si può comprare attraverso, perfetto, internet online, e questo invece... è Ho dei pensieri che non condivido, un libro di aforismi, quello che oggi abbiamo citato, esatto, prima, perfetto, il mio editore è interessato, posso salutarla non con parole mie ma con una definizione che le hanno dato, no, che... non possiamo in questo finale darci del tu. Ah, sì, così ci avviciniamo, vabbè, un po'. Allora, ti saluto, sì, Pino Caruso, sì, non con parole mie, ma con una definizione che mi è piaciuta moltissimo. Pino Caruso non è un comico, ma un filosofo della rassegnazione, che però non si rassegna. Mi piace, sì, l'ha scritto qualcuno, sì, ma mi fa piacere. L'ha scritto una collega. Ah, perfetto, grazie. E su questo siamo d'accordissimo. Grazie. Grazie a voi tutti.